essere una squadra che proponga qualcosa e che dia anche qualche emozione, perché se non mi emoziono io è difficile che lo faccia. Essere una squadra che proponga qualcosa e che dia anche qualche emozione, perché se non mi emoziono io è difficile che lo facciano gli altri. La cosa bellissima sarebbe quella di rendere dopo tanti anni orgogliosi sti ragazzi che vengono a vedere la partita, questa gente appassionata non solo della maglia ma anche di chi la indossa, sarebbe già un risultato clamoroso. Penso che Vicenza dopo tanti anni di sofferenza abbia avuto una gran fortuna, quella di essere messa sotto l'ala della famiglia Rosso che è una garanzia. Guarda, noi già a Bassano lavoravamo di anno in anno per cercare di migliorare sempre. Il nostro obiettivo è quello di fare un campionato di alta classifica, senza obblighi particolari di vittoria. In cuor nostro coltiviamo la speranza di creare una squadra che abbia la giusta mentalità per far appassionare la gente. Chi penso ai tempi non si era innamorato del Vicenza di Paolo Rossi, penso nessuno, c'erano gli appassionati di tutta Italia che venivano per vederlo. Cioè, io penso che poi il tifo nasca da queste piccole situazioni, da queste piccole congiunture, quindi di quella squadra lì si parlava in tutta Italia, è rimasta, nonostante sia stata, non dico una meteora, ma molto veloce, è rimasta nella mente e nei cuori di tutti. La migliore squadra è